Ciao ragazze, eccomi tornata con un altro video. Questo è il video dei prodotti terminati del mese di dicembre 2014 e vado subito a farvi vedere i prodotti che ho terminato. Innanzitutto, come sempre, due tinte, anzi una tinta e un tonalizzante, i Total Bleach White Toner di Bleach London. Ve ne ho già straparlato e non mi dilungo oltre. Sempre rimanendo in tema di capelli, ho terminato questo shampoo della Ultra Dolce purificante senza siliconi all'argilla dolce e cedro per capelli tendenti ad ingrassarsi come i miei. Questi sono gli ingredienti. All'interno ce n'erano 250 ml e ce l'avevo aperto da un sacco, infatti era a metà, ho terminato la metà, diciamo. E questo prodotto non mi piace per niente perché i miei capelli si vede che ovviamente facendo la decolorazione, la tinta, lo schiarente, quello che è, hanno bisogno di molto nutrimento e questo li va a seccare tantissimo, non va a nutrirli. Sì, è vero che è uno shampoo purificante, però i capelli risultano quasi non si riesce a pettinarli. E non mi piace per niente, quindi se avete i capelli tendenti ad ingrassarsi ma non colorati o tinti, magari ve lo posso anche consigliare, diciamo. Ma se avete i capelli tinti, per carità, lasciate perdere questo prodotto perché non è per niente adatto al vostro tipo di capello. Stessa questione vale per l'Ultra Dolce Balsamo Crema Leggera, sempre argilla dolce e cedro. Anche questa senza siliconi, credo, no, senza parabeni, qui c'è scritto. Questi sono gli ingredienti, 200 ml. Il prezzo di questi prodotti varia dai 1,79 euro a 1,29 euro quando trovati in offerta a 2 euro, 2 euro rotti. Questo anche appunto, come vi ho detto, l'avevo comprato un sacco di tempo fa, probabilmente nel periodo primaverile estivo, se non ricordo male, però anche questo sì, ok, va a rendere la situazione un pochino migliore rispetto a solo con lo shampoo, però i capelli non riesco proprio a pettinarli, cioè si spaccano, si spezzano perché a forza di tirare con i nodi non viene fuori un disastro, quindi ve lo consiglio se avete proprio dei capelli grassi, 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 ma non so neanche dirvi se poi sgrassa così tanto, cioè se con i capelli colorati lasciate perdere. Sempre per i capelli ho terminato questo piccolissimo olio per capelli della Macadamia Healing Oil Treatment, che come c'è scritto qui olio terapeutico per tutti i tipi di capelli. Ce n'erano 10 ml, mi è durato un sacco, l'avevo trovato dentro qualche box, credo. E questi sono gli ingredienti. Peccato che è natural di qua e di là, però il primo ingrediente è il dimeticone. Comunque, questo prodotto mi è piaciuto particolarmente, soprattutto per la profumazione. Una profumazione un po' intensa, ma a me è piaciuta particolarmente. Non so quanto costi perché non l'ho mai acquistato, appunto l'ho trovato dentro una box, quindi era in mini size, però mi è piaciuto particolarmente perché si sente che va comunque un po' a nutrire i capelli. Non è un prodotto miracoloso, ve lo consiglio, però non so dirvi il rapporto qualità-prezzo perché appunto non sapendo quanto costi. Comunque è un buon prodotto, non lo riacquisterò solo perché sapete che io tendo sempre a comprare prodotti nuovi per capelli, ne ho già altri e quindi non mi serve un altro prodotto, quindi per ora non lo riacquisterò. Per quanto riguarda la pulizia del viso, ho terminato questo detergente viso dell'Avon. Cosa mi sono combinata? Ah, perfetto, mi sono colorata il dito con l'eyeliner oggi. Appunto, Avon Naturals Herbal, che è questo qui, gel detergente per il viso. 100 ml, non ricordo quanto l'avessi pagato, ahimè è passato un po' di tempo. E un gel detergente alla Celidonia e acqua sorgiva. Idrata la pelle facendola sentire energizzata ed equilibrata. Massaggiare sulla pelle bagnata, eccetera, eccetera. Allora, gli ingredienti sono questi. Non mi è dispiaciuto come detergente viso, però utilizzandolo forse nel periodo estivo, la mia pelle, scusate, nel periodo invernale, non nel periodo estivo, essendo un gel, la mia pelle aveva bisogno di un qualcosina di più, qualcosa di un pochettino meno detergente e un pochino più idratante. Probabilmente appunto ho sbagliato io il periodo di utilizzo, però comunque non mi è dispiaciuto come prodotto, mi è durato anche abbastanza e mi è
Magari più avanti lo ricomprerò appunto se lo ritroverò di nuovo in offerta. Ho terminato delle salviettine struccanti, delle quali ho perso l'adesivo, comunque sono dello Shan. Erano 25 salviettine struccanti, 3 in 1, latte detergente. Ovviamente dopo averle utilizzate io mi sciacquavo il viso, perché mi dà fastidio utilizzare salviette e poi non sciacquare il viso. E niente, c'è scritto... ideale per lo strucco anche del mascara waterproof con vitamina E, vitamina B, estratti di achillea ed echinacea. Questi sono gli ingredienti. Li ho pagati pochissimo, penso 1,60€, 1,70€, una cosa del genere, 25 salviette. Mi sono piaciute per il viso, per gli occhi non particolarmente, ma ultimamente tendo ad avere gli occhi molto 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 sensibili e quindi penso che utilizzare queste tipo di salviettine sulla zona degli occhi sia troppo, troppo per la mia pelle in questo periodo, che non so bene che cosa abbia, ma ho la pelle degli occhi particolarmente, particolarmente sensibile, soprattutto delle palpebre. Quindi è un prodotto che vi consiglio per la detersione del viso, magari non per la detersione della zona degli occhi. Ho finito un fondotinta, è raro, veramente per me è raro finire un prodotto di make up, quindi questo è un evento. Questo è il fondotinta della L'Oreal, il Nude Magique Eau de Teinte, che avevo acquistato l'anno scorso, se non erro, perché era uscito l'anno scorso, se non sbaglio, comunque con uno sconto, l'avevo pagato forse 5 euro da Limoni, non so se qualcuna di voi si ricorda la promozione che c'era. Comunque, inizialmente pensavo fosse una cavolata, perché non avevo letto molte recensioni positive, invece a me è piaciuto tantissimo, cioè... utilizzandolo tutti i giorni, lo stendevo con le mani, utilizzandolo tutti i giorni a me è piaciuto tantissimo, la pelle non aveva problematiche, era del mio incarnato, quindi la colorazione è perfetta. Io avevo questa qui, ho utilizzato la 100 Porcelain, e la lista ingredienti non riesco a farvela vedere perché non so se sia all'interno, comunque aiuto, mi cade. Comunque qui si è cancellato tutto perché a forza di stare nel beauty e portarlo avanti e indietro si è tutto cancellato. Comunque ne bastava veramente poco, infatti mi è durato tantissimo, seppur all'interno ce ne fossero 20 ml. Pensavo durasse molto molto meno, adesso voi non lo potrete vedere, ma almeno magari sì, vedete, è totalmente terminato, non ce n'è proprio più. È un prodotto che mi è piaciuto tanto. Adesso ho dei fondotinta da far fuori perché ne ho veramente tanti accumulati negli anni, però penso che sia un prodotto che magari più avanti potrei ricomprare. Nel periodo invernale magari prediligo quelli in crema, ovvero nella cialdina. Infatti terminato questo ho iniziato subito con uno in crema, che credo sia più adatto per questo tipo di periodo dell'anno, perché non lo so, va a proteggere maggiormente la mia pelle che, seppur grassa e mista, va appunto a seccarsi nel periodo invernale con molta molta facilità. Comunque questo di L'Oreal è un fondotinta che vi consiglio veramente, a me è piaciuto tantissimo, veramente veramente tanto. Ho terminato un profumo e anche questo per me è molto molto difficile. Questo è un profumo che avevo da un sacco di anni, probabilmente da 7-8 anni circa, una cosa del genere, ed è sempre dell'Avon, il Little White Dress. Non viene più prodotto, infatti io l'ho sempre conservato, perché appunto non essendo più prodotto c'è nella versione Little Black Dress, Red Dress, Gold Dress, Pink Dress, ovviamente quello che piaceva a me non c'è più, è sempre così. Comunque questo appunto l'ho acquistato un sacco di anni fa, era una Des Parfums e ce n'erano 50 ml all'interno, quindi comunque abbastanza, e non devo averlo pagato chissà quanto, penso intorno, boh, chi si ricorda più, sarà stato sui 10-15 euro forse. Perché ho ricominciato a utilizzarlo? Perché mi dava fastidio vederlo lì a metà, proprio ne avevo più metà. E perché i profumi dopo un po' tendono a sapere molto di alcol, quindi poi sarebbe diventato un profumo inutilizzabile, e quindi ho deciso di utilizzarlo finché ancora era buono. E è una profumazione che mi piace tantissimo, purtroppo appunto non la fanno più, ne fanno in altre varianti ma non questa qui, e ve l'avrei consigliata, ma le altre onestamente non mi piacciono granché, o perlomeno non quanto queste,
E quindi non posso consigliarvelo perché non c'è più, però se dovesse tornare appunto nei cataloghi Avon con la stessa profumazione, è un profumo che sicuramente vi consiglierei. Ultimo prodotto di dicembre è della Impulse, questo profumino body parfum per il corpo, body fragrance, l'Impulse Temptation Vanilla and Peach, quindi vaniglia e pesca. Questo l'ho acquistato sempre sul sito boots.com. Questi sono gli ingredienti. L'ho preso in questa profumazione perché quando ero più piccola mia mamma aveva il profumo proprio della Impulse chiamato Temptation e l'ho acquistato e ho detto, oddio, è tornato, quello profumo mi piaceva un sacco, ovviamente come vi ho detto quando c'è qualcosa che mi piace chissà per quale ragione sparisce e quindi ho voluto comprarlo nella versione deodorante, però non era proprio la stessa profumazione, anzi direi che secondo me era totalmente diversa. L'ho utilizzato per terminarlo, cioè non mi è piaciuto particolarmente, ma forse perché io avevo un'idea diversa, cioè mi ricordavo il Temptation con un'altra profumazione, totalmente un'altra profumazione. Quindi forse ho rimasta un po' delusa per quello. È un prodotto che in Italia non riesco più a trovare, appunto io lo ordino sul sito boots.com quando faccio ordini lì, ogni tanto acquisto qualche profumino da Impulse. E a causa di questa mia delusione, probabilmente non ve lo consiglio, ma solo appunto per questa cosa qui. All'interno comunque ce n'è 75 ml e credo di averlo pagato intorno a 1 euro, cioè, scusate, una sterlina, una cosa del genere. E niente, questo video è terminato. Fatemi sapere se anche voi avete provato questi prodotti e che cosa ne pensate. E lasciatemi un commentino appunto per consigliarmi prodotti alternativi oppure chiedermi qualche tipo di video che vorreste vedere. Cercherò di accontentarvi appunto. E niente, mettete un mi piace al video se vi è piaciuto. Condividetelo se volete farlo vedere in Vi giro. darò C'è nell'info box la mia pagina Facebook, Google Plus e Instagram. Se volete iscrivervi anche lì, mi fate un grandissimo Niente, vi piacere. saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!